Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Calcio e Caffè. Giovedì 28 gennaio sta per concludersi la settimana che porta all'anticipo di sabato tra Carpi e Palermo, sfida salvezza dal valore fondamentale per i rosa che potrebbero allungare ulteriormente dalla zona retrocessione, ma non solo, ultimi giorni di trattative per il calciomercato estivo nel quale il Palermo intende essere protagonista, soprattutto in questa fase conclusiva con Gerolini, il DS Gerolini e il presidente Zamparini, che stanno cercando gli ultimi rinforzi da consegnare a Guillermo Barros Schelotto, rinforzi ovviamente richiesti anche dal tecnico argentino. Ricordiamo, Zamparini ha apertamente ammesso di voler assecondare le richieste del suo allenatore. Vedremo questo, vedremo anche tanto altro dalle pagine dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dai quotidiani nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che apre ovviamente con la sfida di ieri in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Strapotere Juve, finale in vista, Morata e Dybala, e l'Inter affonda un 3-0 perentorio, quello dei bianconeri contro l'Inter nella partita d'andata giocata allo Juventus Stadium. 3-0 che dunque ipoteca la finale per i bianconeri, che adesso attendono la vincente tra Milan e Alessandria del Milan. Vediamo al lato Balotelli, dove sei? Mihajlovic è deluso e così non serve neanche a Conte. L'attaccante è stato ovviamente l'unico marcatore nella partita d'andata contro l'Alessandria nello streaming sito 1-0 dell'Olimpico di Torino, ma ovviamente il gol su rigore non può cambiare la prestazione, a dir poco sotto la sufficienza da parte dell'attaccante azzurro. Per quanto riguarda il mercato, Eder Nerazzurro, oggi arriva il sì dell'attaccante, sarà già in campo nel derby. Dunque la Sampdoria cede Eder all'Inter, altre cessioni in vista per il club blu cerchiato. Al momento, ricordiamo, quart'ultimo in classifica, sempre dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo l'inchiesta fuori gioco, che adesso si basa sui diritti TV, la finanza da Infront, sequestrati i contratti delle società di Serie A e Serie B. PM di Milano vogliono stringere sull'asta televisiva e sui finanziamenti di Infront ai club. Poi vediamo sempre per il mercato: Napoli shock, Grassi KO al primo allenamento, il centrocampista classe 95 acquistato proprio nella giornata di ieri dall'Atalanta. Al primo giorno di allenamento si è infortunato al ginocchio. Nella migliore delle ipotesi, uno stop da 20 giorni. Per le altre, invece, assalto a Bartra da parte della Fiorentina, che dunque cerca un centrale punta sul difensore del Barcellona a Roma, su Zukanovic, altro giocatore in uscita dalla Sampdoria. Matos all'Udinese, Borriello all'Atalanta e Paloschi allo Swansea. Per quanto riguarda invece le altre squadre del campionato di Serie A, e questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi. Passiamo dal quotidiano rosa all'altro quotidiano sportivo nazionale, ovvero il Corriere dello Sport, che apre ovviamente anch'esso con la Coppa Italia e con la vittoria di ieri sera della Juventus. Colossal Juve, titola il quotidiano sportivo. Morata show, Inter travolta e finale ipotecata con un perentorio 3-0. Signore imbattibile per l'Inter, è crisi, ma può bastare Eder dal mercato? Si chiede ovviamente Alberto Dalla Palma, dalle colonne del Corriere dello Sport, alla prima pagina del Corriere dello Sport. Poi le mille curiosità del mondo del calcio, da lasagna a maccheroni, i nomi che fanno la storia, i due che hanno punito Inter e Milan nelle sfide di campionato. Per quanto riguarda il Palermo, mercato in taglio alto, Palermo stai attento così perdi Sorrentino. Si parla ovviamente del rinnovo che ancora non arriva da parte del portiere rosanero. Intanto è arrivato Posavec dalla Croazia. Zamparini punta tantissimo sul gioiellino croato lasciato in prestito all'Inter Zapresic fino a pochi giorni fa, e adesso rientrato a Palermo. Per il momento sarà il secondo, tant'è vero che Colombi è rientrato a Cagliari dopo il prestito per trasferirsi immediatamente al Carpi. Quindi il Palermo che punta su un 96 come riserva di Sorrentino, Sorrentino che ricordiamo deve ancora rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2016. Queste erano le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Dalle prime pagine adesso passiamo all'interno dei giornali, alle dichiarazioni di Robin Quaison, che ieri è intervenuto ad un evento al centro commerciale Concadoro. Qualità e gol per il Palermo.
mi trovo bene da esterno, ovviamente ammette Quaison, che nel ruolo di ala sinistra nel tridente proposto da Schelotto è andato anche a segno contro l'Udinese nell'ultima sfida. Leggiamo anche qualche dichiarazione: il talento fare la punta è meglio, posso puntare l'uomo e andare al tiro, sulla nazionale gli europei lavoro anche per questo obiettivo. Ovviamente noi Quaison l'abbiamo intervistato all'evento al Concadoro, abbiamo le immagini e le sue parole della conferenza stampa di ieri, le abbiamo pronte, possiamo andare ad ascoltare le parole di Robin Quaison. Ciao Robin, domenica sei tornato titolare, un gol, un assist per Ilemark, la sensazione che questo Palermo ha bisogno anche di Quaison? I don't know, we win, so I'm happy. Non so se questo Palermo ha sempre bisogno di Quaison, ma abbiamo vinto e sono felice. Che cos'è successo? Come mai non ti abbiamo visto per 9 partite? Non lo so. Ma, diciamo che il Quaison che abbiamo visto domenica, attaccante esterno, è questo il vero ruolo tuo? Sì, sì. È quello dove ti esprimi meglio, cioè poter puntare l'uomo, attaccare la porta. Sì, sì, vero. Spiegaci perché però, perché ti trovi meglio lì? I don't know, I like to play there. I'm fast, I can dribble, so it's a good position for me. Mi muovo velocemente, so dribblare bene, quindi penso che l'attaccante esterno funziona meglio. Lo diceva Fabrizio, un gol importante anche per Oscar Ilemark, è stata un po' una vittoria svedese, è una cosa che vi ha fatto piacere? No, no, it's not a Swedish win, it's a important win for Palermo. Ovviamente non è stata solo una vittoria svedese, ma è stata una vittoria importante per il Palermo. Una vittoria importante che vi ha portato a più 6 sul Carpi. Quanto conta la partita di sabato? Very much. It's a very important game and we will go there to try to do our best. È una partita fondamentale quella di sabato contro il Carpi, dobbiamo dare il massimo di noi. Il primo impatto con il nuovo staff tecnico, cos'è cambiato? Ti trovi meglio? It's very hard to say. We only have them for 1 week, but we won the first game, so that's positive, but we need to see more. Siamo stati a contatto con il nuovo staff tecnico solo per una settimana, di sicuro abbiamo iniziato al meglio con una vittoria, ma abbiamo bisogno di vedere ancora molto. Faccio un'ultima domanda io e poi vi lascio la parola. 4-3-3 adesso il nuovo modulo. Come ti trovi in questo nuovo modulo? Benissimo. Belli? Sì, primo gol stagionale con il nuovo modulo, giocando più offensivo, quanto punti ad arrivare come numero di reti? Come gol? Quanti gol vuoi fare? Me? I don't know, we will see. Vedremo quanti gol. Ma è questo nuovo spazio che stai trovando ti permette di puntare anche all'europeo? È uno dei tuoi obiettivi arrivare in nazionale? Per me? Vediamo. Altre curiosità? Un'altra curiosità, quando ero a Firenze, sono venuto a Firenze, in realtà tu hai giocato di nuovo come attaccante esterno, hai fatto 2 gol, quindi non è un caso che tu ti rendi sicuramente meglio in questa posizione. Sì, sì, hai ragione. Antonio? È il primo gol con la maglia del Palermo al Barbera in gara di campionato, che emozione hai provato? It's not my first goal. No, ti ha detto in campionato. Tu hai segnato in Coppa Italia. It's what emotion, what feelings? Very good, and I like to do more. Sono state emozioni molto belle, spero di farne ancora. C'erano tanti tifosi domenica, un po' di più rispetto alle ultime partite. È una spinta fondamentale quella che devono darvi verso la salvezza? Of course. We need our fans. They are very important and I want them to be with us all the time. Even when it's not good, we need them. When it's good, we need them also. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, domenica ci sono stati vicini, devono starci vicini anche quando le cose vanno male, non solo quando le cose vanno bene. Ultima curiosità. Il mio nome è Annauer.
Recitare mi permette di esplorare, di cambiare. Sono attratta da quello che mi sorprende. Come quest'auto. È un cambiamento totale. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.450 euro e con Hyundai i-Plus a 290 euro al mese. In tutti gli showroom Hyundai. Dynamic Sports Center a Palermo, via Tommaso Aversa 145. Abbonamento annuale 219 euro e una settimana di prova in omaggio. Kickboxing, danze caraibiche, functional training, bodybuilding, zumba, total body, pilates, difesa personale. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di via Orsa Minore 123 e via Notar Bartolo 3/G. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e accessori. Teleottica Carla, venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità. Siamo a Cinisi in Corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78. Telefono 091 86 65 661. Teleottica Carla, ci prendiamo cura del vostro sguardo. Con noi immaginare il futuro è più semplice, perché sappiamo costruirlo. Insieme costruiamo i tuoi sogni. Garanzia e qualità nel costruire sono i nostri punti di forza. Poliedil Costruzioni e Impianti, una scelta importante per il tuo futuro. A Palermo, in via Mariano Stabile, 136. English Extend è un corso di lingua costruito su principi dell'apprendimento naturale e sociale, ripartito in attività diversificate, ma soprattutto senza nessun vincolo di frequenza. Con la nostra piattaforma brevettata Language Extend puoi svolgere questa attività a casa tua, sul tuo computer o nei nostri laboratori. Vieni a conoscerci, dal vivo, online, ti aspettiamo per imparare insieme. E questo era dunque Robin Quaison ieri al centro commerciale Conca d'Oro. Dunque Quaison che si candida per diventare un elemento fondamentale del Palermo di Schelotto, come visto domenica scorsa contro l'Udinese del Palermo. Parliamo ora leggendo le pagine del Corriere dello Sport con la provocazione di Maurizio Zamparini, che ha dichiarato di voler far fermare il campionato dopo le inchieste della Procura di Napoli. Tavecchio risponde: non serve teatralità, non c'è bisogno di certe sparate. Questa è la risposta di Tavecchio a Zamparini, ovviamente soltanto un estratto delle dichiarazioni del presidente federale per quanto riguarda la provocazione del presidente del Palermo. Per il Palermo passiamo ora al mercato, sempre dal Corriere dello Sport, che ne lancia una davvero grossa su Vasquez. C'è il Manchester United, dunque sirene inglesi per il fantasista italo-argentino, il numero 20 rosanero, che punta ad una maglia per l'europeo e che a giugno sarà il pezzo pregiato della vetrina del Palermo. Potrebbe, anzi quasi sicuramente, avrà richieste da tutta Europa. Su queste spunta il Manchester United, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport quest'oggi. Nessun contatto, quindi nega il Palermo dall'interno della società, quindi ci sono
solamente smentite per quanto riguarda un futuro inglese del mudo. Dopo il Chelsea però spunta anche un'altra regina della Premier League. Addio a giugno, l'Argentina alla svolta della carriera, e a giugno lascerà Palermo, scrive il quotidiano sportivo. Da Vasquez passiamo ad altre notizie di mercato del Palermo, ovvero dal rinnovo di Stefano Sorrentino, rinnovo ancora tutto fermo, la firma non è scontata, Sorrentino vuole il posto da titolare, ma è arrivato Posavec, che leggiamo qui al lato, ha un destino da numero uno, è il pupillo di Zamparini e se mantiene le premesse potrebbe anche scalzare Sorrentino, che in questo momento è in attesa per il rinnovo di contratto. Ma parliamo di questo col nostro Riccardo Gatto in diretta da Milano. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Benny, buongiorno a tutti quanti. Sì, è vero, insomma, il rinnovo di Sorrentino sembra che alla fine non arriverà, è corretta la disamina del Corriere dello Sport, qualora insomma ce ne fossero dubbi. Io mi sento ancora un po' più pessimista rispetto al Corriere dello Sport, insomma, che ha parlato di rinnovo fermo e che comunque ha lasciato la porta aperta. Secondo me la porta aperta in questo momento non c'è, veramente è difficile che Sorrentino rinnovi col Palermo, per non dire impossibile, ecco, perché nel calcio non c'è nulla di impossibile, però ecco, mi sento di dire che il futuro di Stefano Sorrentino sarà lontano da Palermo. Lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è stato un ritorno di fiamma del Chievo Verona, che lo sta guardando da vicino, però suonano anche le sirene della MLS, con i Los Angeles Galaxy che si sono interessati al portiere rosanero. Ci hanno provato, ci stanno provando insomma in queste ore, vedremo se alla fine Sorrentino deciderà di volare in MLS o presumibilmente insomma deciderà di testare in Italia con il Chievo in Napoli e poi tante altre squadre, anche il Napoli, che lo stanno seguendo da vicino. Ecco, quindi il nuovo col Palermo sempre più lontano. Con il rientro di Posavec possiamo anche dire che il Palermo si è assicurato il futuro per il dopo Sorrentino, potrebbe essere un futuro più vicino che dell'immaginabile. Sì, decisamente, insomma, è stata una mossa anche intelligente, volendo quello della società rosanero, perché comunque sta permettendo ad un giocatore come Posavec di adattarsi sin da subito ai ritmi italiani, alla lingua che dovrà imparare, soprattutto in vista della prossima stagione, perché sarà importante poter parlare l'italiano in vista della prossima stagione, perché probabilmente sarà lui il portiere titolare del Palermo. Quindi rientrato dal prestito all'Inter Zapretic, ieri ha svolto il primo allenamento con i compagni, tante buone sensazioni. Ecco, è un portiere dal valore che sembra insomma sicuro, poi i fatti parlerà sicuramente il campo per lui, questo è poco ma è sicuro, però in Croazia ne parlano decisamente bene di questo portiere, che tra l'altro sembra anche bravo, caro Benny, a parare i calci di rigore. Eh sì, tre rigori parati finora in campionato in Croazia da Posavec, dunque anche se i numeri sui gol subiti ovviamente fanno riflettere, è anche vero che parare tre rigori a quell'età in un campionato di massima serie non è affatto semplice. Passiamo nuovamente però a Sorrentino. La distanza tra domanda e offerta, che a questo punto appare incolmabile, quanto è quantificabile? La distanza è quantificabile in circa 200.000 euro tra la richiesta del portiere e l'offerta invece che ha fatto il Palermo, però in questo momento sinceramente non mi sentirei soltanto di parlare della distanza economica, perché c'è tutto un progetto dietro che probabilmente Sorrentino non è più convinto di quello che può essere il futuro del Palermo. In questa situazione ovviamente è normale che ognuno faccia le sue valutazioni. Il Palermo quest'anno ha cambiato diversi allenatori, nonostante in classifica abbia 24 punti, quindi insomma è normale che Sorrentino per il suo futuro cerchi anche qualcosa di più sicuro, ecco, tra virgolette, nonostante qui a Palermo ovviamente sia il capitano, sia ben amato da tutti quanti. Poi non dimentichiamo che insomma c'è anche la distanza geografica che lo separa dalle tre figlie che vivono nella città di Torino, quindi non mi sento di parlare soltanto di un discorso economico, ma allargherei più un discorso anche a un discorso, ecco, di progetti e di stimoli per il futuro. Perfetto Riccardo, un'ultima sulle possibili entrate in uscita. Già abbiamo parlato più volte di Bolzoni destinato ad andare in Serie B, ma in entrata il Palermo che cosa ha intenzione di fare in questi ultimi giorni? Guarda, riguardo a Bolzoni l'abbiamo raccontato ieri sera, c'è stato l'inserimento del Novara, che però vorrebbe un contratto di un anno e mezzo, o meglio il centrocampista vorrebbe un contratto di un anno e mezzo, se non di
di 6 mesi, quindi si cercherà di capire se il Novara alla fine potrà affondare il colpo decisivo per Bozzoni. Il Perugia sembra totalmente tagliato fuori in questo momento, anche perché il Palermo ad essere disposto a cedere sì Bozzoni ma a titolo definitivo e non più in prestito, come invece era successo all'inizio. C'è anche lo Spezia su Bozzoni e non dobbiamo dimenticarlo. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, insomma, in questo momento il Palermo si sta guardando un attimino attorno, sta cercando di capire se ci sono delle opportunità che possono essere sfruttate, che possono essere colte al momento, però ecco, il direttore sportivo Gerolin in questo momento non è atteso a Milano per la chiusura del calciomercato, però insomma è anche vero che il mercato non si fa più soltanto qui fisicamente a Milano, ma è possibile farlo e portare a termine le trattative anche a chilometri di distanza. Vedremo se alla fine il direttore sportivo Gerolin sarà protagonista anche lui all'ATA, insomma saranno giorni caldi quelli di oggi, domani e poi lunedì decisamente con l'ultimo giorno, però su stagionews.it vi racconteremo tutto ovviamente nel tempo reale. Perfetto Riccardo, grazie mille come sempre, buon lavoro per questi ultimi giorni che si preannunciano frenetici, grazie ancora. Grazie a te Benny, buon lavoro. E allora passiamo direttamente dal calciomercato, torniamo al calcio giocato, passiamo dal Corriere dello Sport ai quotidiani locali, al Giornale di Sicilia, torniamo a Robin Quaison, nuova vita, adesso gioco nel mio ruolo, mi trovo benissimo in questo modulo, muovendomi da esterno posso arrivare più facilmente in porta, ma vediamo anche le altre mosse di Schelotto nel suo esordio in Serie A, Iaialo alla Almeida, quindi grinta e sacrificio per il centrocampista che si è dimostrato fondamentale per la linea mediana impostata da Schelotto nel 4-3-3 di Schelotto. Non soltanto Quaison dunque come nuova pedina, anche se in attesa leggiamo che Cristante migliori la condizione atletica, Schelotto è riuscito a trovare l'impostazione giusta al centro della mediana per il centrocampista croato. Qui leggiamo paragoni importanti, gente alla Simeone, alla Mascherano e all'Almeida che il Palermo non ha, o almeno ha trovato in Iaialo, grazie a questa intuizione di Schelotto. Sempre per quanto riguarda il mercato, leggiamo come sempre c'è Milic per la fascia sinistra, in attacco riecco Fagundes, ma Fagundes ricordiamo è ancora in attesa del passaporto comunitario, passaporto che attualmente non ha, dunque il Palermo non può tesserarlo per il mercato di gennaio, nessun dubbio per la formazione. Infine anche Struna è pronto per sabato, dunque si preannuncia la stessa formazione che è scesa in campo contro l'Udinese per la sfida di sabato prossimo contro il Carpi. Sempre dalle pagine del Giornale di Sicilia, le 63 fatture che mettono nei guai il figlio di Moggi, questo ovviamente l'inchiesta che riguarda le ipotesi di reato di evasione e falsa fatturazione, il legale del Palermo, niente di illecito, sono fiducioso, Tavecchio non difendiamo Marioli, ma gente per bene, dunque il Palermo che vuole tirarsi fuori da questa vicenda che ha coinvolto indirettamente il presidente Maurizio Zamparini. E dal Giornale di Sicilia passiamo alla Repubblica, edizione Palermo, Quaison una seconda vita in rosa, prestazione gol hanno rilanciato lo svedese esterno nel 4-3-3, questo è il mio ruolo preferito. Inoltre torniamo all'inchiesta di Napoli, i 64.000 euro sequestrati dal PM, il Palermo farà ricorso al Tribunale della Libertà, questo ovviamente alle dichiarazioni dell'avvocato Enrico Sanseverino che difende gli interessi del Palermo. E per chiudere sempre con la Repubblica andiamo a leggere alcune dichiarazioni sempre di Quaison, soprattutto per quanto riguarda Schelotto, mi ha messo nel ruolo di esterno e questo è il ruolo che più mi piace, dunque Quaison promuove la prima da allenatore in Serie A di Guillermo Barros Schelotto che punta fortemente sullo svedese per il suo tridente per poter proporre la sua idea di calcio offensivo. Con le parole di Quaison su Schelotto per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani sempre qui, sempre alla stessa ora. Vi auguro una buona giornata.